Ciao ragazzi, come state? Tutto bene? Oggi, come promesso, video spacchettamento. Ve l'avevo chiesto su Instagram se volevate vedere cosa avevo comprato. Ma prima di questo volevo dirvi una cosa, ovvero che il 15 settembre farò il video Ridisegno i vostri disegni. Quindi se volete vedere un disegno ridisegnato da me, taggatemi nelle storie su Instagram. Mi chiamo Scaloppine. Quindi mettete l'immagine del vostro disegno che volete vedere ridisegnato e taggandomi e scrivendo ridisegna il mio disegno, così capisco subito che vi riferite a questo. Detto ciò, prendo la scatola che è già stata manomessa perché ci sono tanti curiosoni. Allora, ho fatto questo ordine, non è da un sito solo, ma l'ho preso solo da diversi siti. Comunque io vi metto i link di quello che riesco a trovare. Allora, parto da questo. È un album di non so quanti fogli, 30, di 30 fogli, ma mi sembra di più. E sono fogli abbastanza spessi, per acquerello ovviamente. E non so, devo provarli, quindi oggi li proveremo insieme. L'ho preso soprattutto per fare una cosa a ottobre e avevo bisogno che ci fossero tanti fogli, quindi ne userò proprio solo uno perché poi non mi basteranno. Quindi questo lo vedremo in azione dopo. Poi ho preso un inchiostro, dovrebbe essere rosso scuro, poi comunque vi dico esattamente. Sembra sangue, sembra sangue. Molto bello. L'ho preso per fare i contorni degli acquerelli invece di usare la matita per cambiare, perché è sempre per ottobre. Ma oggi lo proverò per vedere com'è. Poi. Allora. Ok. Ho preso degli acrilici per fare degli sfondi. E poi perché settimana prossima farò un video con le tele, quindi mi serviranno gli acrilici, insomma non posso usare gli acquerelli. Poi qua c'è un'altra scatolina con altri acrilici, quello là era grigio bluastro, poi questo terra di Siena naturale. Poi ho preso un colorino per fare un po' la pelle e aiutarmi a fare molto prima. Lo sentite, vero? Mai fatto un lavoro, lo fanno oggi. Oggi. Allora, questo qui è rosa di Venezia. Sì, rosa di Venezia. Ok, vedete, è un rosino. Ma poi sembra che ti prende anche un po' per il... Perché smetti, poi ricomincia. Allora, vi dicevo, è un rosino abbastanza carne. Da internet è un po' difficile capire, però secondo me va bene. Come base ci può stare. E poi cos'è che ho preso? Il mio colore preferito, questo grigio, che in realtà è molto più blu che grigio. Bene. C'è qualcuno che è interessato già ai colori, non è roba tua. Dopodiché ho ripreso i miei fogli, i miei amatissimi fogli di cotone nella Arche. Questi li ho già provati miliardi di volte, so che vanno benissimo, sono perfetti. Poi, ho preso un pennello in teoria. Ho preso anche il bianco e una tempera bianca. Tempera o acrilico? Tempera fine, c'è scritto grosso come una casa. Comunque, bianco per fare dei punti luce, per non usare sempre la penna, per cambiare un po' per vedere. Poi ho preso un pennello sottilissimo per fare i dettagli. E poi mi mancava, cioè mi sta finendo il nero degli acquerelli, quindi l'ho ricomprato semplicemente.
È vuoto sto sacchetto? Sì, purtroppo. Poi una cosa in più, un signore che mi vuole bene, credo, mi ha regalato queste cose qui. Dovrebbero essere degli acquarelli artigianali, solo che fuori c'è scritto ceramiche. Spero abbia solo riutilizzato il barattolino. Vediamo un po'. Anche adesso questi qui li proviamo per vedere se sono veramente quello che dice. E polvere. Questi non li aveva ancora aperti nessuno. E polvere. Bene. Non so come usarli questi. Allora, togliti. Grazie, grazie caro. Ho speso 52 euro ma senza questo, perché non mi ricordo quanto costa. Costava sugli 8-9 euro. E basta. Adesso, se questa piccola veste ce lo concede, andiamo a fare un bel disegnino con tutto quello che ho comprato. Tutto no, gli acrilici non li uso. E rieccoci qui a disegnare. La prima cosa che faccio è fare uno sketch. Avevo in mente un'idea, poi ho lasciato stare infatti quella parte che ho fatto. Non la volevo più fare. Poi, con la lavagnetta luminosa, trapasso il disegno e non ho staccato il foglio, ho semplicemente girato l'album e ho messo così il foglio. Voglio un tratto leggero e sottile, quindi uso una matita H. Cerco di non ripassare troppe volte e soprattutto non calco troppo, perché poi andrò a ripassare con l'inchiostro, quindi non si deve vedere la matita sotto, o perlomeno voglio che si veda pochissimo. Infatti, come vedete, il risultato è veramente leggero. Provo l'inchiostro, voglio vedere un po' com'è il colore prima di ripassare tutto il disegno, che poi se non mi piace cosa faccio? Il colore devo dire che mi piace tantissimo, è perfetto, non so come sono riuscita ad azzeccarlo. Avevo veramente paura perché ce n'erano tanti di rossi e non capivo quale potesse andare bene per quello che volevo. Mi sono appena accorta di aver ripetuto mille volte ripassare, ripasso, poi con la mia remoscia. Sono contentissima di aver fatto questo acquisto comunque, perché sta venendo veramente bene. Non si vede tanto, poi dopo faccio una zoomata. Però mi piace proprio l'effetto col pennino, la linea un po' più spessa, un po' più sottile. Questo rosso è mille volte meglio del nero. Sono proprio contenta. Sto cercando di migliorare anche l'audio, quindi se lo sentite diverso e un po' migliorato, fatemelo sapere. Se non è cambiato nulla, non so cosa fare, perché usando il microfono delle cuffie, boh. Anche perché qua non è che posso urlare, sono in mezzo ad altre persone. Avevo comprato anche un microfono semi professionale, così si qualificava sulla scatola, perché poi quando l'ho provato invece faceva pietà. Ho buttato via dei soldi per un microfono che l'ho usato una volta, poi ho sentito com'è che andava e preferisco sinceramente l'audio delle cuffie. Prometto però più avanti di migliorare la mia attrezzatura. Ecco qua, da più vicino, adesso mi sto divertendo un sacco con questi pallini. Ho fatto dei papaveri sopra la testa, perché voglio dare una linea a tutti i miei disegni con qualcosa di rosso. Poi non so se riuscirò veramente a concludere questa mia idea. Probabilmente al prossimo disegno me ne dimenticherò e finirà lì. Però comunque mi piacciono tantissimo, li ho sempre disegnati, se andate a dare un occhio nel mio profilo ne noterete tantissimi. Comunque devo dire che anche questo pennino fa la sua parte, perché ne avevo già provati altri e non andavano assolutamente bene, perché c'erano delle punte che si spezzavano, che mi facevano fare gocce ovunque.
altri invece che non andava giù l'inchiostro, un disastro unico. Una volta mi è capitato anche di bucare il foglio perché non veniva giù niente. Ho detto, vabbè, lasciamo stare a sto punto. Infatti, come vedete, riesco anche a modulare un po' la linea. Riesco a farla un po' più sottile, un po' più spessa sui cerchiolini, non mi ha dato problemi. Sono proprio contenta. Prima di fare le linee, comunque, scarico sempre un po' il pennino sul foglio, perché appena intingo, magari può capitare che a volte ne venga su troppo. E quindi, per sicurezza, per non fare macchie, goccioline, cose varie, lo scarico un pochettino sul foglio dello sketch. E vado così. Comunque ho scoperto che ci sono veramente tantissimi colori di inchiostri, soprattutto questa qui della Winsor & Newton. Ce ne sono tantissimi, infatti di rossi non mi aspettavo di trovarne così tanti per avere tutta questa scelta. Ci sono anche un sacco di verdi, di blu, giallo, arancione. Io ho già quello bianco che avevo comprato tempo addietro, che mi serve per fare i punti luci e anche delle linee un po' sottili bianche e anche quello oro. Ho visto che c'è anche quello argentato, ma non l'ho visto ancora provare da nessuno. Quando avevo comprato quello oro, l'avevo visto in un altro video su YouTube e ho detto, boh, dai, proviamo. Infatti, quello oro non è male, il problema è che si divide spesso. E dopo pochissimo bisogna rimescolarlo, quindi quando lo si usa si deve intingere il pennino, chiuderlo, riscuoterlo e poi di nuovo, cioè bisogna essere molto veloci, un po' uno sbatti, diciamo. Però c'è da dire anche che io ho provato a usarlo anche col pennello e così rende veramente tanto, cioè si vede di più, non è come una foglia oro, ovviamente quello è difficile trovare un inchiostro che faccia lo stesso lavoro, ma non penso esista. Però col pennello rende molto di più. Forse perché con il pennino si fanno delle linee così sottili che non si notano nemmeno. Quindi se ce l'avete anche voi o se volete provare, secondo me col pennello, se dovete fare delle foglioline, non state lì col pennino, andate direttamente col pennello, tanto il pennello non si rovina con l'inchiostro. Nel frattempo io mi sono segnato tutti i punti ombra e i punti luce. Poi vedremo come resisterà l'inchiostro all'acqua. Ricordatevi sempre di pulire bene il pennino quando lo usate con un pezzettino di carta perché sennò si rovina e se è un bel pennino è un peccato. Ok, adesso siamo alla parte cruciale, ovvero come resisterà l'inchiostro e come resisterà la carta, perché la cosa più importante di tutto questo esperimento è la carta. Avevo visto questo blocco da una ragazza che faceva i video su TikTok e io ovviamente spio sempre tutti e voglio vedere e voglio provare un po' come sono. Anche perché poi l'ho trovato su Amazon, quindi era comodo. Perché all'inizio ho comprato solo questo, poi ho fatto gli altri acquisti. Mi capita spesso infatti che magari quando mi manca qualcosa compro un pezzo su Amazon e poi lascio stare. E faccio un acquisto più grande tutto insieme su un sito che magari costa leggermente meno, però poi c'è la spedizione, quindi deve valerne la pena. Le prime passate sono andate benissimo, quindi direi che 9 euro per 30 fogli si possono spendere perfettamente. Si può fare, si può fare. Ovviamente è di carta, non è di cotone. Penso l'abbiate capito anche voi, se avete già provato a usare una buona carta per acquerelli saprete anche che avrà un bel costo. Io ho preso il formato A4, però ho visto che c'è anche la 3. Questa è una cosa positiva perché spesso disegno sugli A3, quindi più avanti probabilmente lo comprerò. Bene, direi che sta andando tutto bene. Il foglio sta superando la prova, quindi adesso mi fermerei un attimo a parlare di altre cose. Sicuramente avete capito che questo album è l'inchiostro rosso, l'ho comprato per Linktober. Non ho mai partecipato e non so se riuscirò a portare a termine questa sfida, perché è veramente, veramente, veramente impegnativa.
Infatti, fatemi sapere se qualcuno di voi ha già provato, ci è riuscito, com'è stato. Sicuramente farò molti video a ottobre per farvi vedere anche com'è che la sto gestendo io. La cosa che mi preoccupa un po' di più è il weekend, che di solito vado a casa e non ho un filo di tempo, quindi probabilmente mi porterò avanti in settimana e magari mi dividerò qualche foglio. Dato che adesso ho solo più 29 fogli e me ne servono 31. Però voglio farcela, ragazzi, è una cosa più forte di me. E tra l'altro non ho mai provato perché lo venivo sempre a sapere dopo, sempre, tipo, ma già, quasi alla fine. E poi non avevo mai materiali per farlo. Perché fare disegni solo di inchiostro nero è una cosa che facevo a scuola. Ma non mi era mai ispirata più di tanto. La mia idea comunque non è di fare tutto inchiostro, ma di fare inchiostro e acquerello come sto facendo adesso. Sicuramente darò più spazio all'inchiostro e un po' meno all'acquerello, però sarà comunque colorato negli spazi vuoti, diciamo, con gli acquerelli, quindi aspettatevi questo. Sono anche andata a cercare adesso per vedere se erano già uscite le proposte e ho visto che ci sono già, ma io non pensavo uscissero così presto, pensavo che poi tipo facessero un countdown per il 1° di ottobre per farli uscire tutti insieme. Beh, devo dire che è una buona cosa così almeno io mi posso organizzare e progettare tutti i disegni, anche se dubito che lo farò, eh. Ma almeno ho la possibilità. Detto ciò, adesso sto provando il pennellino, quello sottile. E guardate che linee sottili che riesco a fare, incredibile. Sono contenta di averlo preso perché mi mancava e solitamente quando cercavo di fare delle linee così sottili con gli acquerelli proprio non riuscivo con gli altri. Infatti questo qui è il numero 0. La marca è sempre Winsor & Newton. Ho visto che ci sono anche altre misure al di sotto dello zero e poi proverò a comprare anche quelle perché sono curiosa di vedere quanto sono sottili. Poi sicuramente saranno da ricomprare a volte perché i pennelli sottilissimi sono delicati e proprio poi perdono due peli e sta tutto lì. Potrebbe essere un ottimo sostituto dell'inchiostro e pennino, soprattutto se si fanno acquerelli molto soft e trasparenti. Come avete visto, i capelli non mi sono venuti in granché perché provando a usare più acqua e scivolava via, è venuto un po' così. Però ho fatto questo effetto che usavo tanto, tipo 2 anni fa, sui capelli per dare un po' l'effetto mosso perché non avevo lasciato i punti luce. Così ho provato ancora un po' il pennellino, quello sottile, che se lo si tira quando si fanno linee più lunghe si inspessisce il tratto. Infine ho provato il bianco, la tempera bianca, devo dire che non mi ha soddisfatto tantissimo perché in fatto di coprenza non è un granché e sul bianco sembra un po' più grigia. Non so se è una mia impressione, la luce che ho io in casa, però non mi ha entusiasmata, diciamo. Comunque, prima non l'ho detto, ma ho ripassato tutti i contorni con l'inchiostro nero perché l'inchiostro rosso non si vedeva più, quindi per far risaltare un po' di più il volto, per staccarlo un po' dai capelli, ho fatto i contorni. Ho cercato appositamente di farli un po' più spessi perché già nello sketch avevo fatto i contorni belli spessi e mi piaceva come idea. Quindi ho voluto continuare così. E niente, spero di aver detto tutto perché siamo arrivati alla fine del video. Che dire, io sono qua che sento la gente che fa palestra fuori di casa mia perché da quando c'è stato il coronavirus lo fanno all'esterno, anche perché adesso fa ancora caldo. Non posso specificare che palestra, ma non è una delle solite. E fa molto ridere perché si sente la gente che fatica, gli istruttori che urla, che cerca di spronarli. E poi ci sono io qua, una patata adesso, che se ne sta a disegnare tutto il giorno. E che dire, questo è l'effetto finito, guardate che sottilezza, che
Che sottigliezza, l'ho fatto un po' così, era un disegno solo per provare la carta. Adesso ecco qua tutti i rimasugli che sono E rimasti. come qui il video è finito, spero vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto questo genere di video, ricordatevi di lasciarmi un pollice in su e di iscrivervi al mio canale. Ho lasciato in descrizione tutti i link dei prodotti che ho usato e di quelli che ho trovato. E se avete qualche domanda, scrivetemi pure nei commenti, io cercherò di rispondervi il prima possibile. E con la mia maglietta del Carlino vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!